Riflette. Sì, Fausto Papete è bellissimo, lasciatemi un po'. Fausto Papete, che uomo. Chi di noi non vorrebbe un incontro amoroso con Fausto Papete? Mi erotizza Fausto Papete, che devo fare? Ma torniamo a L.A. James, l'autrice di questo libro. Lei si chiede che differenza può fare un momento di lucidità. Rispondiamo noi lo stesso che può farne uno di pazzia. Lo stesso, paro paro. La situazione è questa qui, a questo punto. Anastasia se ne va, ma non vi allarmate, se ne va per il momento, poi torna. Lui rimane lì, un po' basito, un po' scultoreo. Ma cerchiamo di riprendere le fila della vicenda ricordando della loro esperienza insieme, sotto vari aspetti. Cominciamo dall'enogastronomia. Christian e Anastasia hanno consumato pasti regolari pre e post coito. Dall'inizio del romanzo, che Anastasia non mangiava mai, era quasi inappetente, adesso mangia un po' perché fa molto sesso, intensa attività sessuale, quindi ha fame, un po' perché lui ha questa fissa di mangiare, no? Ricordiamo che ha una fame atavica, che ha sofferto la fame da bambino, e quindi è un po' fissatello su questa faccenda del mangiare, un po' fissatello. Si noti la varietà stilistica anche delle loro scelte gastronomiche, perché loro mangiano ostriche, merluzzo, noci, olive. In particolare questi a colazione si sfondano di mangiare. Questi americani sono luculiani, le loro colazioni mangiano pancake, sciroppo d'acero, uova strapazzate, bacon, omelette, succo d'arancia. E poi ci sono anche gli asparagi nel romanzo, questi ultimi utilizzati come gingillo erotico utilizzato da Anastasia per provocare lui a tavola. Non perdono occasione. Diverso è il discorso per i vini. Ottima la cantina con etichette di pregio provenienti dalla Champagne Ardennes, che è proprio il dipartimento in Francia dove fanno lo champagne. I regali, questa è la parte che suscita più invidie, i regali. È vero, è vero, è vero. Lui ha regalato a lei l'edizione originale del Test du Berville, un romanzo che lei ama molto, acquistata da un misterioso collezionista a peso d'oro. Probabilmente lui l'avrà comprata, non so, dalla collezione tipo Guggenheim, Rockefeller, queste cose qui. Poi ogni status symbol della merceologia tecnologica. Prima lui le regala un Mac, poi un BlackBerry e poi, per non sbagliare, le regala la macchina. Una bella Audi. Non dimentichiamo poi la biancheria intima, perché lui non le regala Calzedonia, un completino di Calzedonia. Lui le regala, carta canta, parole precise del testo, un completo di lingerie europea di squisita fattura. Mi conta. E poi, la riduzione gonfiabile e sgonfiabile del suo elicottero personale, il mitico Charlie Tango, l'unico regalo alla nostra portata questa sera. Eccolo, quindi noi li mettiamo qui, noi ci abbiamo questo, che è carino lo stesso però, dai, è carino, non è carino? È carino, molto che tutti sì, facciamola contenta, diciamole che sì, a noi piace molto. Mezzi di trasporto, i due si sono mossi come un esercito terra-acqua-aria, hanno usato tutto, aliante, elicottero Charlie Tango, automobili, manca un mezzo sottomarino e poi Christian Grey l'ha portata dappertutto. E comunque anche in assetto subacqueo si sono organizzati perché hanno usato la vasca idromassaggio. Dimenticate quindi le passeggiate in bicicletta lungo le praterie. Qui l'erotismo viaggia a 3.000 cavalli, moto, scossa, elettricità. L'erotismo futurista se Marinetti fosse nato a Seattle nel terzo millennio. Sesso. Mr. Grey ha tenuto il conto dei primi 6 orgasmi di Anastasia. Secondo l'autrice, alla fine di ogni rapporto, lui si svuota dentro di lei e lei si riempie di lui. Secondo noi, è un efficiente sistema di vasi comunicanti. Lui si svuota, lei si riempie, lui si svuota, lei si riempie. Dei 6 orgasmi, 5 sono da penetrazione vaginale, perché uno lo vuole sapere, no? Dici, ne ha avuti 6, come ha fatto? Bammi sullo specifico.
6 orgasmi, di cui 5 dicevamo da penetrazione vaginale e 1 da cunnilingus. Le nozioni di base, come rilevato con compiacimento da Christian Gray, sono state assorbite. Lui sopra, lei sotto e viceversa, lui da dietro, eccetera. Attenzione! Ricorre il 6. 6 sono le cinghiate. 6 sono i rapporti sessuali. E ritorna nel secondo volume della trilogia questo 6. Perché? Forse è un numero karmico. Forse c'entrano i Maya, i Templari, Atlantide. Adesso a Pop Sofia viene Giacobbo, glielo chiedo subito. Poi vi faccio sapere. Un mistero comunque sicuramente c'è. Partiamo dal mistero principale di questo romanzo, e cioè gli orgasmi di Anastasia Steele. Questo già è un mistero gigante. Questa ragazza viene sempre e noi vogliamo credere che sia autentico godimento. L'orgasmo, ci siamo arrivati. Avete sofferto il caldo, però ci siamo arrivati. L'orgasmo è un fatto culturale. Dal rapporto Kinsey, uno studio pubblicato negli Stati Uniti molti, molti anni fa, emerse che il 45% delle donne americane simula l'orgasmo. Oddio, venne fuori un grande scalpore, metà della popolazione femminile americana, incredibile. E allora gli scienziati, gli studiosi cervelloni, decisero di mettersi a studiare il problema. Come le aiutiamo queste poverette, queste povere donne? Aiutiamole. Studia che ti studia, ricerca che ti ricerca. Recentemente, in anni più recenti, hanno aperto delle palestre. Delle palestre. Come per l'aerobica e Pilates. Uguale delle palestre, dove si insegna alle donne a recitare bene l'orgasmo, interpretarlo con grande ardore e trasporto, perché, sostengono gli studiosi, se una donna riesce a simulare efficacemente l'orgasmo per almeno 3 anni, poi lo raggiunge per davvero. Lo raggiunge. Ma vediamo nello specifico in cosa consiste la lezione, perché magari vi può essere di ispirazione per i vostri rapporti d'amore. Un po' di fantasia non basta. Per esempio, abbiamo delle coppie. La signora che si sventola è accompagnata. Ora non è accompagnata, però è accompagnata. Quindi state bene ad ascoltare, perché potrebbe essere per voi di ispirazione. Dunque, siamo in una grande palestra con una trentina di donne, sia nubili sia coniugate, in tenuta da ginnastica e accovacciate sul proprio tappetino, tipo da yoga. E poi c'è lei, la maestra d'orgasmo. Una sorta di sacerdotessa del piacere, anche lei in tenuta comoda. La docente è la migliore su piazza perché è titolare della cattedra di orgasmo alla Austrian International School of Sex, la prima università di sesso del mondo con sede a Vienna. Ora voi vi starete chiedendo, questa qui dice un sacco di minchiate, e invece no, perché esiste sul serio. Il primo semestre inizia a ottobre, per cui se siete interessati spicciatevi con le iscrizioni. È vero, eh? È vero. Austrian International School of Sex. La luce è bassa, soffusa, e in sottofondo va una musica molto sexy. Signore e signorini, buonasera. Rilassate e distendetevi languidamente sul vostro tappetino. Portatevi sul fianco destro, bene. Ora immaginate il vostro partner disteso accanto a voi, ma fermo. Non prendete l'iniziativa, l'uomo non piace. L'uomo vuole essere lui a condurre la danza. Ora, magari solo una carezza sul viso, ma per il resto state fermi. Ora immaginate, lui si avvicina e vi bacia. Rispondete al bacio con un sottofondo, gemendo così.
Come dire, che buon gelato, che bontà. La respirazione. La respirazione, capite da voi che è essenziale. La respirazione durante il rapporto sessuale è il tempo, il pathos, quello che sentite dentro, per cui deve essere lenta, profonda, ma non silenziosa, così. Oh, oh. Però non così, oh, che sembra brutto, eh? Un po' di poesia manteniamola. Poi acceleriamo. Oh. Ah, non troppo, no, no, perché sennò poi andate in apnea e vi gira la testa. Poi sembra un enfisema, no? A questo punto dovete prendere voi l'iniziativa. Portatevi supine e trascinate il vostro partner sopra di voi. Oh, bravo. Attenzione, questo è il momento più importante del rapporto sessuale. Lui è sopra di voi. Sta per entrare dentro di voi, sta per penetrarvi. Fatelo sentire a casa. Un gemito prolungato ma festoso. Ah, ah, come dire ciao, come stai? Benvenuto, vuoi un caffè? Siate ospitali, questo è lo spirito. Bravo. Attenti, comunque non potete gemere e sospirare per tutta la durata del rapporto, perché sennò diventa un lazzaretto. Oh, oh. Tutto va dosato, ma è importante calibrare. Intercalare. Può andare bene intercalare anche con un oh no, è troppo. Oh, Anche cambiare le vocali, ma no? Cioè non sempre ho La testa. La testa è importante. La testa non può restare in stato inattivo così. La testa la dovete scuotere. Da sinistra, a destra. Da destra, a sinistra. Se avete gli orecchini toglieteli, perché poi vi si perdono. Vi si perdono. Quindi toglieteli prima e vi sbigliate. Muoio. Muoio. Attenzione, non con l'intonazione troppo drammatica, cioè non muoio, muoio, perché sennò lui chiama il 118. A questo punto può esservi utile invocare la mamma, che ci sta sempre bene. Verificate prima però che lui non sia orfano, altrimenti gli aprite una piaga, gli aprite un dramma. Quindi se non è orfano, oh mamma! E poi con afflato religioso, 6 volte in salire. Oddio, 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 oddio! Madonna Santissima! Molto bene, coraggio, sollevate ora il bacino, puntellatevi sui talloni ben saldi, le spalle rasenti al terreno, al materasso, alla moquette, braccia libere, qui dovete ondeggiare e ancheggiare. Attenta a non perdere l'equilibrio, che sennò un attimo che uno caracolla, eh? 14 volte. Contate nella mente fino a 14, mentalmente, cioè in testa, no? 1, 2, 3, 4, 5, mentalmente. 1, 2, 3, 12, 13, 14. Bloccatevi. E guardatelo negli occhi, con occhi sbarrati, e ditegli, ma chi sei? Attenzione, non troppo interrogativo, cioè non, ma chi sei? Perché sennò quantomeno fate la figura della distratta, no? Quella cosa. Coraggio che stiamo arrivando al rush finale, via! Braccia libere, nuotate a rana, a braccia indietro, ululato di chiusura, via tutti insieme. Ah! 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 Salite! Ah! E poi scendere, ah! 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 Ah!
Shades of Grey, my new favorite book. Every fantasy right in front of me, I can read it while I cook. 50 Shades of Grey, how could I refuse? And my boring life as a plain housewife, I can dream of being sexually abused. 50 Shades of Grey, no way. Every page I read makes my eyeballs bleed. Someone please explain how this makes sense. 50 Shades of Grey, it's wrong. This degrading flop, I have had enough. Mommy porn at women's rights expense. This is so well written. Who the f*** would write this? Every word describes exactly how I wanna feel within. What a bad example for every girl should read this book. I just hope that men don't get the wrong ideals from reading 50 Shades of Grey. I pray that no one realizes that I am loving it every bit. Oh, hope no one finds out I'm reading 50 Shades of Grey. I know I should be so ashamed of this, but I can't resist my poorest. Oh, hope no one finds out I'm reading 50 Shades of Grey. I pray that no one realizes that I am loving it. I can read it while I cook. No one finds out I'm reading 50 Shades of Grey. I know I should be so ashamed of this. And my boring life is a my poorest. No one finds out I'm reading this. 50 Shades of Grey.